Il raggiro era ormai compiuto ai danni di un'anziana e la coppia di truffatori, un uomo e una donna, assaporavano il colpo riuscito con ricavo di alcune migliaia di euro in denaro contante e preziosi. Ma una porta d'ingresso, chiusa alle proprie spalle per errore senza avere con sé le chiavi di casa, ha salvato la nonna bassanese dall'essere vittima di malviventi senza scrupoli. Fa sorridere la bizzarra conclusione della vicenda che ha visto come protagonista una donna di 84 anni a lato pratico, una giovane donna che si era recata in casa sua per chiudere il cerchio della nota truffa agli anziani dopo aver simulato telefonicamente un incidente occorso al figlio ignaro del tranello in corso. Tutto era fasullo, ma montato ad arte abusando del buon cuore e l'ingenuità della pensionata. L'episodio reso noto in queste ore dalla compagnia dei carabinieri di Bassano del Grappa, con indagini in corso, risale a martedì mattina di questa settimana. L'anziana signora era in casa, come d'abitudine, è stata attirata nel trabocchetto da tre diverse telefonate, di cui due in entrata. Una parte qualcuno si era spacciato per suo figlio, una seconda successiva da parte di un sedicente carabiniere, una terza l'avrebbe effettuata la stessa vittima per contattare un parente e suo nipote per chiedere conferma dell'avvenuto incidente, trovando dall'altra parte della cornetta ancora una volta un'interposta persona che avvalorava ulteriormente l'incidente stradale. Aspetto questo da chiarire. Appare molto probabile che in questi tre momenti l'interlocutore fosse sempre il medesimo, camuffando la voce fino a convincere la vittima prescelta della veridicità di quanto affermato. Il finto figlio aveva informato la madre anziana che di lì a breve sarebbe passata un'amica, in realtà si trattava di una complice della truffa per ritirare denaro e gioielli per suo conto. Così è stato, a distanza di pochi minuti, il colpo ormai prossimo all'ultima fase, quella della riscossione illecita degli averi della malcapitata. La scusante, come spesso in questi casi, consisteva in un incidente stradale frutto di fantasia. A spezzare l'incantesimo ci ha pensato un caso fortuito. La stessa 84enne, uscendo di casa al suono del campanello, si è inavvertitamente chiusa fuori senza portare con sé all'esterno chiavi per rientrare. Non aveva portato con lei soldi e preziosi lasciati sul tavolo. La donna si era presentata sull'uscio, si è vista sfumare al proprio photo finish l'affare, girando i tacchi e allontanandosi nervosamente.